Dopo il golfo di Policastro, il questore di Salerno Giancarlo Conticchio ha fatto visita al Vallo di Diano. Nella giornata di mercoledì è stato a Teggiano e Padula. Nella città museo ha incontrato il vescovo della diocesi, padre De Luca, e il sindaco Michele Di Candia e ha visitato il castello Macchiaroli. Poi si è spostato a Padula dove ha incontrato l'amministrazione comunale e i rappresentanti dell'Associazione Gioe Petrosino, il presidente Lamanna e i soci Tepedino, Chirichella e Vincenzo Petrizzo. È stata un'occasione per il questore. Di di ribadire la volontà di conoscere il territorio da vicino e per affrontare alcune questioni di interesse per i piccoli comuni dell'interno della provincia. A fare gli onori di casa, al posto della sindaca Cimino, assente per impegni precedentemente assunti, è stato l'assessore Antonio Fortunati che ha sollecitato maggiori controlli visto che il Vallo di Diano è un territorio cerniera tra Campania, Calabria e Basilicata, appetibile per le organizzazioni criminali. A questo proposito, sono state valutate una serie di ipotesi. Per aumentare le forze dell'ordine sul territorio e Fortunati ha colto l'occasione per sollecitare l'istituzione di un commissariato della Polizia di Stato nel Vallo di Diano, come già più volte richiesto anche da altre amministrazioni comunali del comprensorio. Il questore Conticchio si è recato poi al museo Gio Petrosino, dove è stato accolto dal pronipote Nino Melito, il quale ha raccontato, come solo lui sa fare, la storia e il sacrificio del poliziotto italo-americano, precursore della lotta alla criminalità organizzata e ucciso per mano della mafia a Palermo nel 1909. Conticchio ha promesso di tornare a Padula a dicembre in occasione dell'inaugurazione della nuova sede che il comune di Padula ha destinato all'associazione Gioia Petrosino presso la Certosa di San Lorenzo.